Questo programma è offerto da una nuova puntata di Strafake. In questi giorni, sfogliando le pagine dei quotidiani, mi è capitato spesso di leggere notizie su politici e sesso, ma non solo in questi giorni in effetti. E se di Berlusconi ormai si sa tanto, stupisce leggere dell'ex premier Lamberto Dini, che a 84 anni dichiara di farlo due volte a settimana, senza aiutini. Avvocato! Per la verità, a me quello che mi stupisce è che la moglie lo faccia con Dini due volte a settimana. Ma comunque, da studi dell'Istituto per la ricerca del pelo nell'uovo, è risultato che i politici, facendo un lavoro poco stressante e usurante, rendono di più e più a lungo a letto. Associare l'idea di Dini al sesso, sinceramente, è un po' inquietante. Però le statistiche sembrano attendibili. A proposito di politici e sesso, sarei curiosa di sapere com'è nell'intimità il nostro assessore liberato lungomare. Signori, queste sono cose intime e personali e non ve le posso dire. Voi lo sapete che la maggioranza dei miei voti provengono dalle signore, ecco. Un motivo ci sarà, no? Non perché sono presente, ma non so, un certo fascino, ecco, ecco. Qualcuno dice addirittura che ricordo Casini. Beh, certo, lei ne ha combinati di Casini. Non facci simpatico, caro Puca, capito? Non mi riferisco a quei Casini là, a quell'altro Casino, quello là, il brizzolato, quello là. I politici fanno delle promesse pure alle mogli in campagna elettorale, ma poi non le mantengono. Ci sta qualcuno della Lega che aveva promesso alla moglie, ha detto io tre volte al giorno se lo votava quello là. Ehi, alla fine si è dovuto alleare però con un deputato di Forza Italia perché non ce la faceva quello là. Cioè, dice quelli della Lega ce l'hanno dure e poi non si è capito che cosa ce l'hanno dure questi qua. No, per carità, non scendiamo nei dettagli, ma lei che media ha? Beh, lei per forza vuole sapere queste cose intime e personali, comunque dipende. Per esempio, questa settimana per esempio zero. Come zero? Zero, ho avuto un forte mal di testa, voi non sapete, un forte mal di testa tutti i giorni l'ho avuto. Ho vinto addirittura Oghi senza frontiere. Poi ieri sera sono andato a una festa di Halloween, tutti quanti insieme. Ma guardi che la festa di Halloween è passata da un pezzo. Halloween, come dove c'erano tutti quelli che soffrono di emicrania e non fanno sesso con le mogli. Io mi sono travestito da colpo della strega perché tenevo la schiena completamente bloccata, mi dovete credere. Vabbè, come tanti, lei non adempie al proprio obbligo coniugale, lamentando malori tattici. Ma quali valori tattici, Buco? Io non è che non ce la faccio ad adempiere all'obbligo coniugale, ma ieri sera, per esempio, avevo un mal di testa così forte che anche il mio mal di testa teneva il mal di testa. Scusi, ma allora sua moglie fa bene a mettere la ZTL in camera da letto. Lei è uno dei politici che non mantiene nemmeno le promesse fatte alla moglie. Ma non è che lei ha un amante? Ah sì,
Mia moglie c'ha l'amante? Magari, magari ce l'ho no, visto. No, no, lei. Ah, lei io? Signorina, ma chi tiene il tempo, signorina? Quella, cioè, come che... Poi le amanti sono impegnative, non sono dispendiose. Qua le cose sono cambiate, non sono più come quelle di una volta. Le tangenti di oggi non ci si può permettere più niente. Io non so come fa certa gente ad avere due o tre amanti. Io a quelli là ci mando la finanza, però, perché secondo me qualcosa... E cosa c'entra la finanza con le amanti? C'entra, perché l'amante è indice di ricchezza, caro Gianni e caro Ugo e cara Maria Silvia. Ma come si dice? Bacca da bacca e venere. Bacca da bacca, stanno sempre insieme quelli là. E per bacca, non hai il tabacco, come la porta la venere a cena? Come la porta a venere a cena? La legge deve essere uguale per tutti quanti, altrimenti io mi dimetto da italiano, avete capito? Un saluto istituzionale a voi e solo e soltanto ai miei elettori. Mi scusi, e chi non l'ha eletta? Me ne è diversamente importo. Me ne fotto, avete capito? Arrivederla. Arrivederci. Sono cose intime e personali. Avvocato, ma io mi chiedo, ma per vendere plastici delle disgrazie porta a porta non c'è bisogno di una licenza? È possibile che i poveri ambulanti sequestrino la merce e fanno multe e a quello nessuno dice niente? Maria Silvia, purtroppo la legge è uguale per tutti, ma qualcuno in Italia è più uguale degli altri. Ma allora ditelo, lo fate apposta! Ma che c'entra la sigla dell'Ape Mai con Vespa? Scusi, regia, mi può mandare la mia sigla, per favore? Senta, ma come glielo devo dire? Che qui non è la RAI. Ma che fa questo? Ma che fa? Non è la RAI questa. L'avevo scambiata per la clerice alla signorina. Sua figlia però, sa. Comunque non ci serve niente. Non abbiamo un euro. Non avete un euro? A tal proposito, per puro caso, qui con me il plastico di Prodi e della moneta unica. Il nostro ex presidente, Mortadella, fu profetico. Con l'euro lavoreremo qualcosa in meno e guadagneremo come se lavorassimo qualche ora in più. Ma si riferiva a se stesso. Guardi, sull'euro è stato profetico in parte. Forse intendeva che l'euro sarebbe stata la moneta unica, nel senso che molti sarebbero rimasti con un'unica moneta in tasca. Eppure io ho un'unica moneta da un euro in tasca, ma anche i soldi per pagare il parcheggio tengo. Ho dovuto parcheggiare la Vespa in terza fila, dottore. Io tengo famiglia, vi do il plastico dell'euro a soli 10 euro e do pure il plastico del mondo dei maschi di Siena. Vespa, sgommi, qui stiamo lavorando, voli via da qui! A proposito di voli, vi potrebbe interessare i plastici dell'Alitalia, la nostra compagnia di bandiera. Dottore, in omaggio vi do la bandiera degli Emirati Arabi alla signorina, un bel cammello. Vespa, senta, lei è più petulante di quelli dei call center. A proposito, ce ne vuole. Pronto? No, guardi, ho appena fatto il contratto con un'altra compagnia. Scusi, ma mi avete già chiamato 6 volte questa settimana. È sempre ad ora di pranzo. No, non mi interessano minimo i minuti gratis. Io i clienti li contatto al citofono, vendo porta a porta. Arrivederci. Ecco, vede? Che scoccia tutto. Ecco, vede? Chiamasi legge del contrappasso. Vespa, ma lei ce l'ha la licenza ambulante? Stanno arrivando i vigili. I vigili? Io la licenza non ce l'ho. Anche questa sera abbiamo avuto uno share del 97%. Arrivederci. I vigili. Questa è stata la De Filippi a mandarmi i vigili. Maledetta! Scappi, ma quale maledetta? Ma lei è un cialtrone. Nelle scorse puntate abbiamo scoperto che anche i santi sono sui social, sia quelli veri che quelli presunti. Ma anche i santi non sono stinchi di santi. Dal nostro studio incrociato dei telespettatori e degli utenti dei social stiamo vedendo che in effetti la reale identità di ciascuno si vede proprio attraverso il mondo virtuale. Probabilmente molti hanno bisogno di indossare una maschera per essere se stessi. Sì, nascosti dietro uno schermo però. Come dice un nostro telespettatore, non bisogna fare di tutti i fratelli un fascio. Dei tre santi che abbiamo sotto controllo, San Giovanni a Teduccio sembra un sant'uomo. Invece San Giorgio a Cremano e San Pietro a Patirno un po' meno. Io in certi momenti mi sento poco spiato. Come se ci fosse qualcuno che ci guardasse. Ma hai ragione, pure io ho questa brutta sensazione da quando abbiamo comprato il televisore e l'iPad. Pure io ho questa sensazione. Come se qualcuno dall'altra parte dello schermo stesse facendo i fatti nostri. Poi una specie di grande fratello al contrario. A proposito di grande fratello, io non ci capisco più niente, ma io non ho capito. Quelli escono e i ragazzi si mettono a piangere. Poi non riescono ad entrare. Fanno una tragedia. Ma che, la verità è che qua nessuno ha più voglia di lavorare. No, niente, parole sante a Crema. Ora me vogliono fare solo i fratelli del grande fratello, gli amici di Maria De Filippo e i tronisti. È giusto. La gente vuole entrare per forza.
forza dello schermo, vogliono fare tutto quanto alla televisione. E poi, sui social, in persona normale non ci stanno più. Non parlare poi delle ragazze. Le ragazze vogliono fare modella, fotomodella, si fanno le uofini fotografie dalla mattina alla sera, si fanno questi selfie. Non parla a me selfie, se fanno dappertutto. Figurate perché se fanno anche sul vaso da notte, pure su quello del giorno. Oui, a proposito, aspettate, tengo pure, ci vogliamo fare un selfie pure noi. Facciamo il selfie. Volevo dire una cosa, ma il selfie non è quando uno si fa la foto da solo. Hai ragione. Allora ci facciamo un trielfo. Vabbè, tanto siamo tre, ci facciamo il trielfo. Facciamoci il selfie. Tutte e tre, vai. Hopla. È venuto. Ecco qua. Quindi adesso questa la condivido sulla mia bacheca. Poi dopo mi fate una foto solo a me da solo perché la voglio mettere sul profilo di Conan il Barbaro. Poi col Photoshop me la aggiusto io, non vi preoccupate. Il Photoshop fa miracoli. Figuratevi che c'è un mio amico che ha pigliato appuntamento su Facebook con uno che era tale quale a Kim Kardashian. Beh, quando si sono incontrati per il giorno dell'appuntamento, e invece Kim Kardashian si è trovato di fronte a Kim Bardashian. Guardate, per una lettera cambia tutto. Si poteva comprare una consonante. Certo. Scusate, ma stiamo pensando una cosa. A proposito di televisione, ma perché non andiamo a fare un provino per l'isola dei famosi? Scusate, sai se ci sono presi Enzo Paolo Turchi, si hanno pigliato già da De Blanco. Uovo rega non si pigliano a nulla. Ah, chi? Ma quali sono dei famosi? Che lo lascia stare così freddi e che sta tranquillo? Io dormo a pancia sotto. E poi là, ci siamo dimenticati, ci stanno tutti i femmini a mettere. Ma basta che guardiamo, no? E dall'alto ci sono le campane. No, ricordate che qua tutto è peccato. Bravo, avete ragione, mi avete convinto. No, io ho deciso di... Anche io ci voglio andare più sull'isola dei famosi, no? Pure perché là non ci possiamo vedere neanche le partite del Napoli. Come facciamo? Non ci sta manco un decoder. No, non è così. Non possiamo andare perché sennò come facciamo ad aiutare il nostro Napoli? Aspetta, un'altra cosa dobbiamo dare prima i numeri. Prima dei cenici dobbiamo dare i numeri al mio nipote Alfredo Cozzolino. Allora dobbiamo dare 43 che fa il grande fratello. 18 il selfie. Allora facciamo pure 54 il trielfi. Bravo. Allora 43, 18 e 54, terno secco su tutte le ruote. Gioca. Segna. Tra profili veri, magari qualche profilo, qualcuno se lo fa finto, no magari, perché ormai l'abbiamo appurato, quindi ci sono tanti fake, le persone non capiscono più chi sono, quindi alla fine si crea come una sorta di bipolarità da social network. Sì, e questo sarà il tema che affronteremo con il nostro esperto, il dottor Strafake. Ma spero che non tremi anche questa volta. No, odio. Silvia, ma dove vai? Odio. Buonasera, dottor Strafake. Buonasera. Ma le volevo chiedere, dopo un intervento di chirurgia photoshopica, si riesce poi a tornare a se stessi? Sì, si riesce, abitualmente sì. C'è un periodo di solito di 48 ore di decantazione, in cui uno poi piano piano perde l'identità che si è fatta con la chirurgia photoshopica e acquista l'identità sua personale, quella precedente. Ho capito. Ma cosa accade a livello psicologico agli uomini che si creano un fake di sesso femminile? Che capita anche questo, Sì, che è successo che... questo problema è abbastanza grosso perché un maschio che si è creato un fake femminile incomincia così ad avere comportamenti tipicamente femminili. Io ricordo il caso di un nostro paziente, sui 50 anni si era creato un fake femminile e è andato in menopausa. Addirittura? Sì. E invece cosa accade nella mente delle donne che si creano un fake di sesso maschile? Le donne che cercano di diventare molto autoritarie, diventano importanti e quello che è successo, diciamo, al marito di una mia paziente è che improvvisamente si è trovata la moglie che in pratica si lanciava con una liana dalla cucina alla camera da letto e urlava: io sono Tarzan, ci torno ridulietto. Ma è mai capitato che qualcuno così facendo ha scoperto la sua reale identità sessuale e ha cambiato addirittura preferenze sessuali? Sì, questo può succedere perché uno in pratica ha tenuto nascosto quella parte di sé che riteneva meno importante, che invece era quella predominante, per cui in pratica quando il coniuge ha cercato di fargli recuperare la propria identità, qualcuno di questi ha detto: lasciamo sta, mi piace come sono diventato. Allora invitiamo i nostri telespettatori a non giocare con queste cose. Non vi create fake del sesso opposto, che dopo non riuscirete più a tornare voi stessi. Arrivederci, professore. Buonasera.
Avvocato, nell'ultima puntata Schettino ci ha un po' spiazzati, ha dichiarato di rinunciare a questi continui inviti a tenere lectio magistralis sulla gestione del panico. E vabbè, ha rinunciato perché avrebbe rischiato di sedere. È fuori di metafora. E ora come farà a pagare tutte le spese che è stato condannato a pagare? Pronto? Vespa? Come stai? Ehi, ti trovo ringiovanito. Ma non è che in settimana possiamo fare uno speciale? No, per la sentenza d'appello no, è ancora presto. L'amante non la tengo, l'amante al momento. Vabbè, se mi vuoi dare un cash adeguato, io mi trovo all'amante e ti regalo lo scoop. Io ti avevo chiamato solo perché è mio preciso dovere far conoscere alla gente la verità. Schettino, ci consente una bella intervista. Signori, ma io sto parlando al telefono. Come? Ho capito, va bene Vespa, allora ti richiamo quando mi arrestano mi fidanzo. A presto, ciao Vespa, ciao. Ancora, continuo. Pronto? Barbara, ciao, come stai? Ehi, ti sento dimagrita. Senti, ma riusciamo a inventare qualcosa per uno speciale? Come? La mia storia è un poco vecchia, non si porti più. Ah, ho capito, la gente vuole scandali e delitti poco più freschi. Sì, vabbè, io ti avevo chiamato solo perché è mio preciso dovere far conoscere alla gente la verità. Sì. Schettino, è passato un po' di moda, eh? Vabbè, quasi lo appendo e me ne vado. Si fa pure attendere questo? No, signori, non me ne andate. Voi lo sapete, a voi lascio sempre interviste. Ma voi non cacciate mai una lira. Ma io devo pure arrangiarvi, devo guadagnare il pane. Chiamo solo un attimo a Salvio Sottile per vedere se ci sono, se ci escono 5 colonne. Pronto, Salvio? Salvio, ma come ti trovo colorito? Ma perché sarà... Sì, parli sempre dei gialli, sì. Lei è veramente un bugiardo incallito, Schettino. Cioè, lei dal telefono riesce a vedere che uno è ringiovanito, una tizia dimagrita, che un altro ha preso colorito. Savio, no, niente, ti volevo dire innanzitutto complimenti per la trasmissione. E poi ti volevo chiedere se per caso vogliamo fare un'intervista in esclusiva. No, per i soldi non ti devi preoccupare, il cachet dell'altra volta va più che bene. No, io ci tenevo solo perché è mio preciso dovere far conoscere alla gente la verità, solo questo. Schettino, ma visto che è suo preciso dovere, come lei ci tiene a sottolineare, la vuole dire a noi la verità? Signori, la verità però. La verità che a me mi serve una cosa di sorte, signori. L'avevamo vagamente, ma proprio così, intuito. E va bene, ci rivediamo quando ci saranno nuove verità scottanti. Posso salutare gli amici? Assolutamente. Vi saluto con il mio famoso inchino. Ormai si è fatto sempre più antico con questo inchino. Linea allo studio. Avvocato, ma è possibile che voi uomini pensiate solo ad una cosa? A cosa? Non faccia il finto tonto. Voi pensate solo ad una cosa. Cioè? Il ragù di mamma. Cioè, una è bella, intelligente, simpatica, ma non sa fare il ragù come quello di mamma, è praticamente spacciata. Ah, ti riferivi al ragù? Avevo frainteso. Il fatto è che il ragù è per sempre. La bellezza no. Vabbè, allora al mio ex gli presento Nennella Dal Bascio, titolare della catena di ristoranti McMarens. Pare che faccia il ragù più buono di Napoli. Come sempre la contattiamo con la chat in 3D della nostra inviata social, Marianna Vertola. Gianni, qui si sente un profumino che fa ingrassare ancora prima di sedersi a tavola. Io ormai assisto alla preparazione dei piatti insieme alla signora Nennella Dal Bascio. No, sto bascio non è bascio, è una reggia, meglio reggia. Buonasera, signora Dal Bascio. Cosa sta preparando per noi? Questa sera ci sono amici a cena. Ah, mi fa piacere, passate parola, perché quella, la pubblicità, è l'anima del commercio. Sì. Comunque sto preparando una carrozza di melanzane con ripieno di mozzarella di bufala versata sana e salame napoletano, bagnata in un concentrato di uova di galline paesane con parmigiano, sale e pepe tuffate in olio bollente. Ah, un piatto particolarmente elaborato e sofisticato. Che cosa sarebbe? È Mulignana Pullastriel, una specialità della casa. Ah, ma sentite. Ma voi non le dovete sentire, voi le dovete assaggiare. Ma ditemi una cosa. Ma stasera ci sta pure il dottor Pugo. Eh sì. Dottor Pugo, portate pure i bambini, non li portate dalla concorrenza. Ma quando mai i americani hanno saputo cucinare? Signora, ma pensate siano adatte per una cenetta a lume di candela? No, le candele non sono adatte, sono un poco indigeste. E Mulignana Pullastriel sono indicatissime.
E come sempre, al diavolo la linea, restituiamo la linea allo studio. Traffico, lavoro, stress, cara, ci concediamo una bella vacanza. Ma certo tesoro, ne abbiamo proprio bisogno. Magari un bel viaggio in Europa, o in America, ma anche in Asia, o in Africa, perché no? Oppure una crociera o un bel last minute. Puerto Svago, tu scegli dove e quando andare in vacanza. Al resto pensiamo noi. Per i tuoi viaggi di piacere o di lavoro, affidati agli specialisti in emozioni. Cerca la tua agenzia di viaggi Puerto Svago più vicina a te su www.puertosvago.it. Agenzie di viaggio Puerto Svago. Viaggiare spensierati. Nella nostra trasmissione, studiando il comportamento dei nostri telespettatori, trattiamo gli argomenti più vari, ma parliamo poco di religione. Sì, perché evidentemente è un tema che si affronta poco nelle case. Prima, nello spacco pubblicitario, ho sentito che a Refort stasera parleranno di religione. Stasera li seguirei anche se sa che questa emittente leghista proprio non la tollero. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Refort, il rotocalco di disinformazione a 90 gradi, nel quale si affrontano quotidianamente le problematiche sociali e non dei nostri connazionali sudisti. Che vuol dire connazionali sudisti? Oggi parleremo di formaggi e religione. Non tutti sanno che il provolone del Monaco è l'oppio dei popoli. Questo formaggio stagionato, tipico campano, è causa di numerose crisi vocazionali. Molti monaci, infatti, negli anni hanno iniziato a fare i provoloni, a volte addirittura con le monache di clausura, allontanandosi dalla fede. Ma non è assolutamente vero, non c'entrano niente la fede, le crisi vocazionali e il provolone del monaco. È più che evidente che nel fare i provoloni i monaci abbiano iniziato a fare i provoloni e quando hanno saputo pure quanto era buono il formaggio con le pere è successo l'imponderabile. Ah no, quelli erano i contadini che non dovevano sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Dopo l'oppio, pure le pere. Noi abbiamo cercato di informarvi. In ogni caso, daremo il diritto di replica a tutti i provoloni, monaci e non. Ma cosa può venire a dire un provolone in TV? Guardi, la TV è piena di provoloni. Non capisco perché non dare la parola anche a quello del monaco. Vabbè. Comunque, questa trasmissione è sempre più inutilmente razzista. Arrivederla. Mi sono arrivate 12 multe perché mi era scaduto il grattino. Io una volta l'ho lasciato in un garage, ma quando ho finito di lavorare, il mio cachet l'ho dovuto dare a quello del garage. Conviene prendere la multa a sto punto. Ah, non me ne parlare. Io ero collezionista, poi ho trovato un sistema. Se devo parcheggiare per molte ore, la porto all'autolavaggio. Con 10 euro la lascio tutta la giornata e la trovo pure lavata. Ma quando dobbiamo parcheggiare per un paio d'ore non conviene. No, per una sosta breve non conviene. Conviene togliere il coperchietto da una gomma, la sgonfiate e fate finta che si è bucata, la portate al gommista. Con un paio di euro ve la cavate. Ottimo escamotage. Io comunque tutte le notti ormai ho incubi tremendi. Sogno quello bello di Twilight, ma appena arriviamo al dunque si trasforma in Equidracula. Mia moglie Iva è partita Iva, mi ha scaricato, ma come solitamente Iva la scarica, invece lei mi ha scaricato a me. Io lo sapevo che non mi dovevo sposare a una commercialista. Quella gioca su due tavoli, fa la partita doppia. Mamma mia, faceva la fiscalista e diceva che io poi ero troppo fiscale. Ma la cosa più brutta è che mi ha lasciato per un arbitro, mi ha lasciato. E pensate che quando andavo allo stadio tutti gridavano sempre arbitro cornuto! Invece mo non solo il cornuto sono io. Quando poi mi ha lasciato proprio per un arbitro, mi ha lasciato.
io sono sempre stato un bambino buono, ma adesso basta, ho deciso, da oggi in poi non guardo più in faccia a nessuno, basta. Ingegner Marullo, lei è inutile che si nasconde, tanto noi qua con i nostri potenti mezzi dal televisore riusciamo a vedere tutto, a guardare tutto, vediamo. Adesso io qua, vedete, ho la vostra cartella sartoriale. No, non ho sbagliato, sartoriale perché è fatta su misura per voi. Guardate un po', quando voi dovete pagare, IVA, IRPEF, IRPEG, ILO, RIMU, TASI, TARE, IMPS, INAIL. E beh, con questo sistema tecnologico a noi non ci sfugge niente. Che fa? Paga? Paga o le pignoro tutto? Va bene, nel frattempo che decide andiamo oltre. Oh, il signor Barbato! E lei non paga l'IMU da anni, lo sa? Come? La casa è stata assegnata a vostra moglie e vi ha buttato in mezzo alla strada. E va bene, non c'è problema, vuol dire che io mi rivalgo sulla macchina. Quella bella Lancia Delta che tenete, nuova, bella, ma ci avete messo pure le cosette per l'acqua, troppo bella, io la vedo dal televisore. Ah, vi hanno preso pure la macchina, ho capito, quindi non tenete niente più. Maronna mia, ma non facete così, ma facete una cosa l'indossomaca. Però vedo che vi state dilettando a cucinare, che state cucinando di bello? Ah, la marinara, bravo, la marinara. Un momento, ma sulla marinara ci sta l'aglio? No, l'aglio no! Attraverso lo studio dei telespettatori che seguiamo dalla TV e di quelli che spiamo tramite i social, stanno venendo fuori cose aberranti. Stiamo scoprendo che ciascun nostro telespettatore ha in media due o addirittura tre vite parallele. E la cosa assurda è che con ciascun partner mostrano pubblicamente di essere felici. Infatti stavo pensando di scrivere un romanzo dal titolo Felicità parallele. Titolo azzeccatissimo, perché sono gli stessi strafake ad autoconvincersi di essere felici con più persone diverse. Guarda, non puoi manco immaginare. Abbiamo scoperto un insospettabile impiegato con figli, un tale Placido Pesaturo, che su Facebook stava registrato come Ken il Guerriero. Sul profilo la faccia del Pesaturo era sovrapposta al corpo di Ken e vive a part-time con una separata, una certa Immacolata Sottolano, registrato come Fchetti Facissi. A proposito degli spropositi, uno che deve stare attento è D'Annunzio, il nostro vate Latin Lover. Raccontarvi voglio una storia che ai posteri arrivò travisata, perché la morale lo scrittor voleva rispettata. La vera conclusione è nel mio libro Giudizio Universale, Appello e Cassazione. Immaginare non oso. Vediamo con qualche suo predecesso di non aprire un contenzioso. Col cognato le ebbe una tresca, ma il marito li sorprese dietro la frasca fresca. E fu così che una brutta fine fecero Paolo e Francesca. Ah, sì, l'ho letta. Francesca da Varcaturo aveva sposato un Pesaturo, ma di lei anche il cognato si era innamorato. Le più belle storie d'amore nascono spesso per errore. Pure quella di Romeo e Giulietta fu una storia maledetta. Ginevra e Lancillotto, Tristano e la sua Isotta. E chi ne ha più ne metta? Innamorarsi è una disdetta. L'amor condusse loro ad una brutta morte. Il Caino del fratello allor fece la cartella. Lor leggevano un giorno per diletto il romanzo d'amor di Lancillotto. Sul letto erano senza sospetto, ma all'intrasatto 4-4 arrivò Gigiotto e successe il 48. Galeotto fu il libro e chi l'ha scritto, e pentito fu Paolo per averlo letto a letto. E per forza, perché lui cadde come corpo morto cade. E lei appressa a lui, cara Francesca, a me dispiace dei tuoi martiri e mi rattristo. Il giudizio universale di Dante fu per me troppo tosto. In paradiso vi manderò e Dante lascerò di sasso, perché comprendo i dolci pensieri e il desiderio che vi portarono al doloroso passo. Ma D'Annunzio, ma lei non può ribaltare l'accusatoria, seppur triste è l'epilogo della storia. Amor che al cor gentile all'intrasatto lo prende, e se capita il marito di lei non si deve offende. L'amor non tiene scadenza, di chi è la colpa se il principe azzurro in ritardo avanza? Di queste storie ne ompie la panza e finir deve questa mattanza. Quanti amanti sgamati fur dai tristi becchi che per onor li fecero secchi. Solo la Capuleti e il Montecchi trovarono il vero amore, ma alla fine fecero dei tracchi. Questo processo va archiviato con un responso ribaltato. Mai amor può essere condannato
perché l'amor manco può essere giudicato. La sensazione ho che stai giustificando qualche rimorchio non convenzionale che stai architettando. La vera ipocrisia non è di chi dice chi vuole essere lieto sia, ma di chi si allieta in silenzio persin con la zia. Piacere, Luisa Baccarà. Ti aspetto stasera al Vittoriale. Piacere, Yolanda Baccarà. Vedo che abbiamo un'amica in comune. Ma la sorella? Del domani non v'è certezza. Ogni la sa, è persa. Avvocato, ma siccome ci seguono in pochi, perché non facciamo anche noi una trasmissione sul calcio? Ma magari con una tante. Bella gnocca che tira? Ma vabbè, la potresti fare tu quella. Ma ce ne sono già tante. Ma l'unica trasmissione sportiva che segue è il ciuccio che vola. Avvocato, ma sta vedendo quel che vedo io? La nostra inviata social si colora i capelli con il Photoshop tra un servizio e l'altro. No! Nippolo, Nippolo, ci stanno guardando! Ah, vabbè, sono quei due, Pugo e Malvolo, quelli non c'hanno niente da fare, sono gli unici che ci guardano. Siamo in diretta. Sentirete, in diretta? Sì! Buonasera, Pugo e Malvolo, sono gli unici che ci guardano saltuariamente. Sono 6 milioni di telespettatori che ci guardano, 6 milioni di tifosi che saluto uno a uno. Ciao tifosi, ciao, ciao. Addirittura, ciao. Siamo arrivati a 6 milioni di telespettatori. 6 milioni come di telespettatori. Come fai a saperlo? E lo so perché gira per le case di 6 milioni di persone, vai come? A sintonizzare Nippolo Channel, prendi i telecomandi, portati a casa 6 milioni di telecomandi ogni puntata. Lo sai, no? Quelli danno i dati fasulli, capito? Contano pure la gente che si addormenta davanti allo schermo. No, aspetta, io mi dissocio, sono lo dichiarazioni forti le tue, come fai a dire una cosa del genere? Lo so perché ho fatto i sondaggi, lo so, vabbè, okay. Non parliamo delle altre trasmissioni concorrenti, no, no. Può sembrare che siamo un po' di parte, no? Vediamo per esempio Marzullo. Marzullo per esempio, quello va in onda a mezzanotte e dintorni. Io lo uso come sonnifero, perché quello parla piano piano, capito? Concilia il sonno, ecco, capito? Concilia il sonno. Ah, bene, quindi anche tu soffri di insonnia, Nippolo. Sì, quando Napoli perde io non chiudo occhio. E se non fosse Mazzurro mi avesse fatto in media nottata in bianco, capito? Tra l'altro, tra i 6-7 telespettatori di Marzullo contano pure a me e a Pippo Bao, perché pure Pippo Bao soffre di insonnia quando il Napoli perde, perché pure lui soffre di azzurrocitosi. Ah, e cosa ne pensa Pippo Bao del campionato del Napoli? Beh, ce lo possiamo domandare. Certo, ce lo vogliamo domandare? Sì, sì. Pippo Bao, che ne pensi del campionato del Napoli? Sentito? Che dice? Sentito? Ha detto che col 4-3-3 abbiamo risolto un sacco di problemi. Facendo giocare Isai a destra, facendo giocare Jorginho come regista e Insigne come esterno, Sarri ha risolto i problemi che si sono riscontrati nelle prime partite del campionato, capito? Ah, ho capito. Quindi Bao ha detto tutta questa cosa. Eh certo, quello è un cane di poche parole. Pippo Bao è un cane di poche parole. È circonciso, è sintetico. Non come questi soloni che stanno nelle trasmissioni calcistiche che vogliono parlare, vogliono fare gli opinionisti. Tutti a fare opinionisti, scendono la mattina quando fanno gli opinionisti. Oramai fanno fare gli opinionisti pure a cani e a porci. Scusa, Pippo Bao, per i cani e per i porci. Scusa, ma ho mangiato papà, mi fatti no, nervosi, mi devo dopare. No, ma è ancora, pensate, un'altra ho volta. Ho gli opinionisti. Nippolo. Mangiato papà. Nippolo, no. Mangiato papà. Quello questo. Che succede? Ma sento. Che è successo? Ma sentono le onde. Nippolo. Ma sentono le onde. Ma sentono le onde, cosa sento? Ma ingagliava, cavolo. Lo sapevo. Vedete cosa succede? Diciamo no al doping. Uno dei lavori che dovrebbe essere maggiormente remunerati è quello delle casalinghe. E non lo dico per femminismo, per captatio benevolenze nei confronti di tutte le casalinghe che ci guardano, ma perché semplicemente uno studio dice che se il lavoro delle casalinghe potesse essere remunerato, avvocato, indovini un po' quanto sarebbe lo stipendio? Quanto? 700 euro. 7.000 euro al mese? 7.000 euro al mese. Mm-hmm. E invece non prendono nemmeno 700 euro al mese quando vanno in pensione a 75 anni. Mia mamma ha fondato un'associazione. Sì. Lei ha iniziato una battaglia per il riconoscimento dei diritti delle casalinghe. Ma che brava, ma sentiamo cosa ne pensa la casalinga più famosa. Ma voi state sempre qua? Eccolo, uno non può stare un po' in intimità, in privacy. Stata sempre azzeccata, è in una televisione a guardare quello che facciamo noi in dei casi. Sì, ma è il nostro format. Ma quale format? Eccolo, o grande fratello. A proposito di Grande Fratello, perché voi da casa non state 24 ore su 24 a vedere quelle che fanno quei quattro deficienti in una casa, e qua è il contrario, qua siamo noi che 24 ore su 24 vediamo quelle che voi fate a casa. Ma che noi? Certo. Ma che noi teniamo tempo e guardiamo Grande Fratello, ma a casa mia è sempre sotto in coppa, guarda da qua, e faccio tutto così, io tengo tempo e guardo Grande Fratello, ma chi si è visto mai su Grande Fratello? Ma scusate, pavano su Grande Fratello? E certo che li pagano. Ah sì? E mo ci paga chi? Ma che dici?
Ma già fa mettere un pago sotto pressione. Se è stata una bellezza così, non vi preoccupate. È perché io me ne già a sta casa. Basta, me ne già io. Mi sono sfastrata. A ieri sera è andata a discussione con mio marito. Non esiste proprio. C'è gitta. Ho capito che sto io, capito? A virgo la finestra. A virgo la finestra. Io la rapa. E mi metto bascio. Perché non ce la faccio più. Io non ce la faccio più. Io non ce la faccio più. E chi l'ha sapito come ha risposto? Chi vi ha risposto? Tanto stamma piano terra. Avvocato, che qui sei autore, entriamo nella tua materia. Parliamo di giustizia e del nostro paese. In Italia, per esempio, i processi, insomma, tu mi confermerai, durano molto più che in altri paesi. Cioè, addirittura c'è una legge, la legge Pinto, che risarcisce i cittadini quando i processi durano più di 7 anni. Il problema è che però i giudizi in appello poi vengono fissati a 3 o 4 anni e il giudizio d'appello dura altri 7 anni. Quindi dovrebbe fare la legge Pinto bis. Ma in realtà in Italia la nostra giustizia balbetta. Balbetta, ma non solo per gli avvocati come il nostro amico Oscar Rafone. Pronto? Chi è? Il signor mezzalingua. No, non vi conosco. Ah, siete il teste di causa. Ma siete cacò? Ah, siete cacò? Siete cacaglio? Pure voi, e allora siamo a cacà, siamo a cavallo. State vicino al rinale, vi state assettando. Scusate, ma a me che me ne importa. Ah, state fuori al tribunale, che state aspettando. Avevo cacà, capito male. Scusate, sono le 7 di mattina. Ho capito, sì. E che vi avevo detto di venire un poco prima. Ma la causa è a mezzogiorno. A mezzogiorno. Giustamente, se siete cagagli. No, io un tartaglio. È meglio che ci abbiamo un poco prima. Ah, c'è sta pure la tetè. La testa di cacà. Di cacà. La testa di causa. E chi sarebbe la testa? Oh, vostra sorella. Giustamente, se lui è il tetè, è il teteste, la sorella è la tetetta, la tetesta. Quello è il gogò. Il governo voleva mettere le prescrizioni prima. E si accia. Tu testimone con Macchista si preparerebbe, prescriverebbe tutto e procede. Stava di bene. Oh, mamma, ci vediamo un caffè così, ma con già la lingua. No, guardi, io davvero sono stanca, non ce la faccio più. Almeno sta migliorando un po' quella conduttrice di guardia, Mila Locca. Sta imparando. Beh, solo che arriva sempre in ritardo, arriva puntualmente in ritardo. Infatti a quest'ora ancora non è arrivata. Vabbè, chi se ne frega? Io smonto. Ma dove vai? Ma mi lasci sempre da solo. Dove vai? Ma vado a dormire. Ma ti sta facendo anche un complimento. Ma non lo voglio sentire. Una cosa che ho notato studiando i nostri telespettatori a casa è che in effetti anche di notte non abbandonano mai tablet o smartphone. Sì, ormai si cena a lume di tablet. L'altra sera c'era una coppia al ristorante, ciascuno chattava per fatti propri. No, che tristezza davvero. E infatti, a un certo punto è arrivato il cameriere. Il marito ha ordinato una pizza. Il cameriere gli ha chiesto, e la signora cosa prende? E lui, aspettate, mo ci mandano un WhatsApp. Salam, che babali babà, accoglialo.
ho provato a tradurre con Google Translate per capire cosa dice questo. Ma Google Translate mi dice testualmente: non ho capito una mazza. Battenaga. Ah, ha detto basta con questi telefoni a tavola. L'altra sera stavamo a un congresso dell'ISIS. Sì. Tutti a tavola con i cellulari in mano. Ognuno pensava ai fatti suoi. Ma stasera dovremmo fare un attentato. E non abbiamo capito dove. Non ho capito, e come fate ora? Mica vorrete fare l'attentato qui? Assalam, kababa, akala, vabbè, ma un attentato lo dobbiamo fare per forza, scusate. Lo dobbiamo fare dove capita. Già siamo stati bocciati due volte alla scuola serale per terroristi. Perché non siamo stati capaci di portare a termine un attentato. Non ho capito, voi non avete azzeccato un attentato e vorreste farlo qui in questo momento, in questo studio? E tra l'altro vi dico che di là c'è Maria Silvia che sta preparando un ragù con le polpette. Polpette! Raù! Alibaba! Al-Kayala! Al-Kayala! Dici che adori il ragù con le polpette? Consegnateci la pentola che sarete salvi! Al ragù! Alla vita! Polpette, Raù, Alibaba, Kalla, Akka e Allah! Che gli hai detto? Ho detto prendetevi tutto, ma non il mio ragù. Che cos'è quella faccia? Vuole fare un comunicato? E va pensare un! Vabbè, ma non è il caso di fare minacce. Aggiungiamo due posti a tavola. Vabbè, ho capito. Su, andatevi a lavare le mani, che è pronto, via. Andiamo. La settimana scorsa, tra le varie categorie mandate a quel paese, c'era quella delle ex mogli. Ma dato che abbiamo ricevuto anche milioni di mail di donne che vorrebbero mandare uno spank agli ex mariti, per par condicio dobbiamo accontentare anche loro. Mi sembra giusto. Bisogna dire che anche gli ex mariti non sempre sono impeccabili. Molti preferiscono dare agli avvocati i soldi che potrebbero usare per i propri figli, solo per ripicche stupide contro le mogli. Addirittura alcuni si fanno licenziare e lavorano a nero, svuotano conti, fanno vendite fittizie di immobili per sottrarle alle ex mogli, ma indirettamente danneggiano pure i figli. Dato che la Cassazione ha stabilito che le offese a mezzo Facebook sono reato anche se non si fanno nomi, nel caso in cui sia comunque individuabile il destinatario, noi azioniamo la nostra app che scrive offese per conto terzi. Sfanchi, ci sei? Certo, eccomi qua. Ho sentito tutta la discussione, sono collegato in streaming. Allora, ho un mandamento a quel paese apposta per loro. Siete pronti? Cari ex mariti che non pagate il mantenimento ai vostri figli, che con i soldi che risparmiate possiate spenderli tutti per l'acquisto di forme farmaceutiche semisolide a dose unica, in cui forma, volume e consistenza sono adatti alla somministrazione mediante contrazioni antiperistaltiche dei muscoli posteriori che lo sospingono all'interno del corpo. Diciamo che ha usato un giro di parole, ma credo di aver intuito dove era indirizzato lo Sfanchi. Grazie, Sfanchi. Maria Silvia! Che c'è? Sta tornando la sveglia, già sai! Che me lo chiedi a fare? Ok, ho capito, Mila si è dimenticata un'altra volta la sigla. Ma stavolta rientro soltanto per un motivo. Qual era quel complimento che mi voleva fare prima? Non lo faccio solo perché sei rientrata, ma effettivamente sei l'unica donna che riesce ad essere bella anche con una camicia bianco e nero a strisce. Ma sigla. Ska and dance, this all mountain sense. Ska and dance, over mountain sense. Dream, 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 dream.